Benvenuti a tutti in questo nuovo video di The Landoc Channel. Oggi vi mostro come programmare il vostro chip CluRunner per funzionare con il Dual NAND prodotto sempre dal team Executer denominato Demon. Quello di cui avete bisogno è un chip del team Executer. In questo caso io ho una Revision B, ma per quelli che vogliono fare l'RGH 2.0 c'è bisogno a forza della Revision C. Possono funzionare anche la A e la B, però con un po' più di problemi e di modifiche da fare sul chip. Io per questo video utilizzerò il mio Executor NAND X, però voi potete tranquillamente utilizzare il Daemon, anche perché prevedo di realizzare un video a breve su come programmare il chip CuRunner tramite il Daemon. Bene, quello di cui ho bisogno è il vostro NAND X con il cavo di collegamento al CuRunner. Un cavo USB, io uso un altro cavo diverso da quello che è uscito dalla confezione, in quanto il cavo che è uscito dalla confezione mi dava parecchi problemi, non faceva funzionare, non faceva riconoscere il dispositivo al computer. E infine di un chip CuRunner, preferibilmente Revision C. Allora, la cosa importante è che il chip sia settato su PRG, o meglio programming, che è lo switch che vedete qui in alto. PRC NOR quando è installato nella console, PRC per la programmazione. Collegare il NAND X con l'apposita porta rivolta verso l'alto, quindi non in questo senso, ma in questo modo. Ed infine collegare in USB il NAND X al computer. La porta USB sta di qua. Ecco, dovrete ottenere la luce rossa sul CuRunner e le due lucine sul NAND X. Siamo pronti per passare alla seconda parte di cui ci occuperemo tramite JRunner. Per i link per i file, per scaricare i file di programmazione, potete cliccare sul link che si trova nella descrizione, che vi riporta direttamente al forum del team Executor, alla sezione del team Executor. L'unica cosa che bisogna fare è semplicemente registrarsi, la registrazione è gratuita e potete poi procedere con il download dei file necessari. Bene, quello che dobbiamo fare ora è aprire JRunner ed essere sicuri che in questa sezione appaia la scritta NAND X e qui USB. Andiamo in Advanced, Custom NAND or CuRunner Function, XSWF, selezioniamo dai tre puntini il file che abbiamo scaricato dal pacchetto del Team Executor. Quindi nel mio caso dobbiamo per questa revision io selezionerò RGH1, voi se avete Revision C dovete selezionare RGH2. Trovate tutte le informazioni in questo TXT che spiega. Ora lo apro un attimo di qua, che spiega in maniera più che completa come. O meglio, quale versione scegliere del. Eccoci qua. Vedete, quale versione scegliere del file che troviamo. Quindi, noi qui leggiamo che per l'RGH1 dobbiamo andare a prendere il file Jasper, perché in quanto ce ne esiste solo uno. Quindi andiamo qui RGH1 FAT e prendiamo, nel mio caso io ho una Jasper come scheda madre, quindi seleziono Jasper. Se voi avete una Zephyr o una Falcon, scegliete questo.
Apriamo il file e si clicca su Run. Attendete che il processo si completi. Ecco qui, done, exited. Il QRunner è stato correttamente programmato. A questo punto potete procedere con la rimozione del QRunner dal cavo di programmazione, potete montarlo nella console e spostare lo switch su NOR. Mi raccomando di eseguire questa operazione di programmazione prima di saldare il QRunner all'interno della console, anche perché se avete dei problemi di programmazione, il chip non dovesse programmarsi, non dovesse funzionare correttamente, potete restituirlo al team executor, potete mandarlo indietro e farvelo cambiare. L'importante è che non apriate i pacchetti dei fili e che non saldiate il chip alla console prima di essere assicurati del corretto funzionamento del chip. Da Dalla Novicianna è tutto, al prossimo tutorial.